serata e bentrovati. Stiamo concludendo il nuovo anno e il nuovo anno si aprirà in una maniera totalmente nuova. E alcuni di voi mi hanno chiesto chiarimenti su il corso sui tarocchi esoterici, il viaggio iniziati con i tarocchi esoterici, e sono qui a darvi alcune delucidazioni, visto che ho un po' di tempo. Sono qua a condividere con voi alcune cose importanti per comprendere che cosa questo seminario, questo strumento ci possono dare. Innanzitutto, la prima cosa da chiarire è che non stiamo parlando dei tarocchi così come li conosciamo, cioè come strumento di divinazione che prevede il futuro. Non stiamo parlando di questo, ma i tarocchi esoterici ci danno qualcosa di molto di più. Questi tarocchi esoterici non sono come quelli tradizionali che vediamo, ma sono stati completamente sono stati parzialmente ridisegnati da Oswald Wirth nel 1889, il quale, su commissione di Stanislaus de Gaeta, un italiano che studiava le antiche tradizioni di saggezza, decide, su istruzione, perché lui era il suo segretario, disegna questo risistema, questo antico mazzo dei tarocchi, basandosi sui tarocchi di Marsiglia. E lo fa in una maniera molto particolare, perché va indietro nel tempo a ritrovare alcune delle figure importanti per dare una maggiore comprensione e fornire uno strumento in cui i simboli ci aprono una porta verso quella che possiamo definire la grande mente universale. E prima di andare nei dettagli di questo che è stato il lavoro di Oswald Wirth, devo prima specificarvi una cosa importante. Noi non siamo qui semplicemente per vivere il quotidiano, ma tutta la nostra vita si manifesta come allo scopo della espansione di coscienza, cioè siamo fondamentalmente qui per uscire da quelli che sono i nostri limiti mentali, per attivare sempre di più quello che è il nostro progetto, il nostro intento di nascita, se non lo vogliamo chiamare divino. E una delle cose che succede spesso nella vita di fronte alle varie situazioni è il fatto che ci facciamo questa domanda, cioè: che cosa ho fatto? Perché mi sta succedendo? Qual è questa cosa? Qual è il senso di quello che vivo? E di solito non sappiamo che cosa rispondere, perché spesso ci sentiamo, diciamo così, abbastanza frustrati, abbastanza puniti dall'esistenza. In realtà l'esistenza non ha assolutamente questo scopo, ma ci vuole insegnare, attraverso quello che sta avvenendo, ci vuole mostrare quelli che sono i nostri limiti, perché tutte le volte che noi proviamo paura, proviamo rabbia, proviamo angoscia, proviamo frustrazione, siamo in un limite mentale, cioè quella situazione che sta vivendo, noi stiamo proiettando all'esterno qualcosa che è dentro di noi, e perché dobbiamo, diciamo così, cambiare direzione, vedere delle altre cose. E quindi il primo punto da definire per comprendere il senso dei tarocchi esoterici è di capire che ci sono due realtà, cioè sono in realtà una sola, ma per comprenderci, allora abbiamo due realtà: abbiamo quella apparente, che noi vediamo con gli occhi fisici, cioè quello che noi vediamo nella vita, accadere nella vita, è l'effetto. Sono delle situazioni particolari. Ricordatevi però, e questo è dimostrato scientificamente, che quello che noi vediamo è sulla base di quello che noi crediamo, perché il nostro cervello non è in grado di vedere quello che non conosce, per cui va inconsciamente alla ricerca del tuo stesso tipo di esperienze per sentire, e le interpreta secondo quello che conosce, perché questo è il modo in cui l'emisfero destro e l'emisfero sinistro funzionano. Tra l'altro, se siete interessati a comprendere questa cosa, farò poi anche seminario sulla SQ, di cui poi farò un video a parte. Ora,
questo concetto, noi crediamo di vedere ciò che è reale, ma in realtà non è così, perché se non conosciamo una cosa non siamo in grado di vederla, o la vediamo interpretando sulla base di quello che conosciamo. Invece c'è un'altra realtà, che è quella che sottintende quello che noi vediamo apparentemente, che è la realtà che muove tutte le cose, il movimento, l'energia, diciamola così, generatrice di tutto ciò che è la manifestazione esterna. E questa realtà non è comprensibile, diciamo in parte è comprensibile, e il nostro scopo è andare a vedere perché sta accadendo tutto quello, in modo tale da trovare, diciamo così, le radici e andare ad agire sulle radici, perché le radici sono sempre situazioni interiori che dobbiamo lasciare andare, che dobbiamo trascendere. Quindi il nostro scopo è comprendere il disegno, vedere questo progetto e vedere come possiamo contribuire, comprendendo il senso e le ragioni di quello che si nasconde dietro le quinte, e imparare a, diciamo così, a collaborare con la creazione. Questo è quello che gli antichi testi, che i testi antichi dicevano, quando noi dobbiamo essere co-creatori con il creatore. E c'è già un'energia che si muove, no? L'energia della vita, e noi dobbiamo imparare a lavorare con l'energia della vita. Quindi quando noi parliamo, perché alcuni dicono tutto questo è occultismo, e purtroppo nel corso del tempo anche le parole sono state, diciamo così, manipolate, hanno assunto gli significati di quelle che sono le credenze dell'essere umano. Quando noi andiamo a vedere l'etimologia della parola occultismo, deriva dal participio passato del verbo latino culere, che vuol dire sottrarre con un velo agli occhi altrui, nascondere. Quindi non vuol dire magia, vuol dire ciò che è nascosto dietro un velo, nel mistero, e che deve essere, che è celato, che è segreto, che non è visibile. È il nostro compito è andare proprio a capire questo, perché l'occultismo, dietro queste immagini, questa situazione apparente che vediamo, c'è una saggezza nascosta che è necessario andare a cercare. E il simbolismo dei tarocchi, perché in realtà i tarocchi antichi sono simboli, il simbolismo dei tarocchi cela dietro di sé proprio una saggezza profonda, che è nostro compito andare a comprendere, perché sono i simboli, sono immagini aperte sull'infinito e aiutano a stimolare l'emisfero destro, che è quello che è in connessione col nostro essere, col nostro essere profondo. Quando Oswald Wirth ha studiato questi tarocchi, fondamentalmente lui ha seguito i disegni, appunto, come dicevo prima, dei tarocchi di Marsiglia, ma appunto, come parlavo prima, ha introdotto alcune alterazioni che incorporando un simbolismo nascosto, il simbolismo occulto all'interno delle carte. E questo è il motivo per cui è anche considerato un mazzo di carte iniziatico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i tarocchi usano l'allegoria, cioè sono argomentazioni fatte con immagini diverse, dietro, sotto un'immagine ce ne stanno delle altre, perché l'immagine contiene molto più significato di quello che contengono le parole. E gli antichi mistici, gli antichi studiosi di filosofia avevano deciso di convogliare tantissimi significati di comprensione di come l'esistenza opera all'interno delle immagini, proprio per passare informazioni che non erano spiegabili attraverso le parole. Io, se metto un cuore, per esempio, capisco, l'altra persona capisce subito che la amo. Detto semplicemente con le parole vengono principalmente dall'emisfero sinistro e tendono ad essere più asciutte. Ciò che è detto, pensate anche tutti i linguaggi, i messaggi degli SMS, che spesso
vengono male interpretati perché non hanno un simbolismo, e tutte queste piccole immaginette che vengono messe sono messe proprio per dare delle emozioni e delle sensazioni a chi lo riceve. Lo stesso senso è il senso dei tarocchi. I tarocchi sono, tra l'altro, sono proprio immagini che stimolano delle percezioni e che ci danno delle comprensioni. Ma non ci danno comprensioni nel senso di un destino predefinito, perché è vero che esiste un progetto, ma nel momento in cui noi abbiamo delle comprensioni avviene una trasformazione. Infatti, quando si fanno i tarocchi, non si chiede mai se questa persona esoterici mi amerà, non mi amerà, se questa cosa andrà bene o non andrà bene, ma si chiede un chiarimento sulla situazione, perché si vede come noi ci stiamo relazionando alla situazione e quello che noi, attraverso le nostre credenze, attraverso le nostre percezioni, stiamo supportando o stiamo creando ostacoli a quello che sta avvenendo nell'esistenza. Nel momento in cui la trasformazione è avvenuta, il tarocco in 10 minuti può cambiare, perché noi abbiamo avuto delle comprensioni profonde. Inoltre, soprattutto quando sono fatti su noi stessi, queste immagini, questi tarocchi esoterici stimolano immediatamente le trasformazioni di coscienza, perché tutte le immagini che sono contenute all'interno di questi tarocchi di Oswald Wirth sono alchemiche, cioè producono immediatamente una trasformazione. A volte si fanno i tarocchi, si hanno immediatamente delle comprensioni semplicemente guardando le immagini, perché lavorano proprio sull'emisfero destro, lavorano sulla coscienza e lavorano proprio per questa espansione di coscienza, andando a toglierci quelli che sono proprio i limiti in cui noi cadiamo. Quindi qual è il concetto di questo lavoro? No? È riuscire a capire, no, che non stiamo facendo un gioco, che non stiamo facendo una, diciamo così, o cercando di prevedere il futuro, ma stiamo facendo un profondo lavoro di trasformazione di coscienza. Innanzitutto ci sono 22 carte. Nel libro di Oswald Wirth, che se volete potete anche acquistare, no, anche se il lavoro che noi faremo sarà estremamente più profondo e quello di cui parleremo sarà molto più, diciamo così, legato a una trasformazione interiore. Oswald Wirth dice proprio, ci sono 22 carte e sono composizioni simboliche manifestamente concepite per uno scopo ben diverso dal gioco. A colui che è ossessionato dal mistero dell'anima inquieta, all'anima inquieta che desidera sondare le profondità della notte che ci avvolge, si offre forse una guida migliore dei tarocchi, perché ci aiuta a risolvere i misteri, ci aiuta a creare quella che è la magia, nel senso magia intesa dal verbo latino, dall'antico verbo magidan, che vuol dire purificare, cioè cominciare ad entrare in armonia con quello che è l'universo e supportare appunto questa grande trasformazione di coscienza. Il tarocchi, ci sono nei tarocchi 22 carte, che adesso vi faccio vedere, parlano proprio del viaggio iniziatico dell'essere umano, cioè nel viaggio di ognuno di noi alla ricerca di noi stessi, alla attivazione di noi stessi, nel senso che quando riceviamo una carta, ogni carta ci parla specificatamente di un'esperienza di trasformazione che stiamo vivendo, e allo stesso tempo, non solo, c'è una sequenza di 22 carte che ci parla proprio del processo che ogni essere umano deve vivere per riconnettersi a se stesso e per attivare il proprio potenziale. Innanzitutto partiamo dal numero, ci sono 22 carte. Ognuna di queste carte corrisponde a una lettera ebraica. Voi sapete che ho creato un mazzo di tarocchi, di lettere ebraiche, parlo costantemente delle lettere ebraiche come campi di coscienza, perché fondamentalmente ci parlano appunto del viaggio dell'uomo.
E si parte dall'uno, dall'intento, da quello che l'uomo è venuto a fare, dell'essere umano è venuto a fare, per andare proprio a contattare quello che è considerato il folle, che molte nelle carte è considerato una carta, no, di ingenuità, mentre il folle, in realtà nei tarocchi esoterici, è colui che ha finalmente contattato se stesso, è colui che rispetto agli altri considerato nella vita è considerato il folle, perché sembra, diciamo così, che fare delle cose completamente diverse da quelle che sono comuni agli altri, ma che ha trovato se stesso, comprende se stesso e va, ve le faccio vedere, e va spinto dal bastone, che è simbolico dell'energia dello spirito, va alla ricerca di se stessi. Questa carta, che sembra quasi la carta di un matto, no? Che se voi la guardate, spero che riusciate a vederla bene, perché è simbolica, naturalmente dice: io, a me non interessa più quello che pensano gli altri di me, ecco perché è vestito così da folle, perché ha il coraggio di questo specie di sacchetto che porta alle sue spalle, di portarsi e andare avanti nella propria vita seguendo solamente i propri talenti, mentre prima qui in questa carta, che è quella del mago, cerca di manipolare la vita per ottenere quello che lui pensa, no? Con la propria mente, di ottenere quello che vuole. Ogni carta è una profonda trasformazione, e il 22, come vi dicevo, è un numero importantissimo, queste 22 lettere ebraiche di cui parlo costantemente, perché nella numerologia esoterica il 22 è il numero del mastro costruttore, è il numero più fortunato assoluto, perché è colui che una volta che ha trasceso proprio quelle che sono le prove chiamiamole così iniziatiche, nel senso del viaggio, della riscoperta di noi stessi. Noi siamo, questa vita è una vita in cui noi stiamo, attraverso le esperienze che viviamo, dobbiamo andare a contattare la nostra esperienza profonda, e vi assicuro, perché è successo a me, che quando contattiamo noi stessi sarete, tra virgolette, più felici, perché comprenderete che quello che pensavate di essere, quello che vi avevano detto di essere, è completamente diverso da quello che siete veramente. Io non avrei mai pensato nella mia vita di essere qui a gestire una scuola in cui insegno agli altri a trovare se stessi, grazie al viaggio che io stessa ho fatto, alla riscoperta di questi antichi strumenti. Quindi il 22, che in realtà è la somma dei numeri 4, 5, 6 e 7, che sono i 7 e i 4 raggi, no? Sapete che spesso parlo dei 7 raggi, no? Il numero 4, 5, 6 e 7 sono la manifestazione dell'1, 2 e 3, del progetto, del nostro progetto. Quindi 22, perché il 22 è il, che sono 4 numeri, 4, 5, 6 e 7, sono 4 numeri, è la manifestazione del progetto, perché se voi prendete un triangolo, faccio una cosa, un giochino, no? E lo ribaltate, lo copiate in un certo senso, avete un quadrato. Quindi il 4 è la manifestazione del nostro progetto di vita, che è straordinario. Quindi quando noi abbiamo il numero 22, vuol dire che stiamo manifestando il progetto di vita, per questo 22 carte, per questo 22 tarocchi, e questi 22 tarocchi, poi non in questo corso, vanno poi messi nei 22 sentieri della Kabbalah a darci un'ulteriore comprensione della manifestazione del nostro progetto sulla vita. Ma andiamo direttamente un attimo al corso, perché voi mi dite: ah, cosa imparerò in questo corso? Innanzitutto non imparerete assolutamente il fatto che c'è un uomo che mi ama, c'è una donna che mi ama, c'è un lavoro, ci sono soldi, c'è denaro. Non è questo il senso, perché tutte queste cose sono una conseguenza del nostro atteggiamento interiore, cioè del modo in cui noi viviamo interiormente. Ricordatevi, questa è una cosa che l'astrologia esoterica insegna, tra l'altro se vi interessa, a gennaio ci sarà proprio il corso, il primo livello di astrologia esoterica, che il denaro, le situazioni nella vita devono fluire col nostro progetto. Se non abbiamo denaro, se non abbiamo, diciamo, fluire nella vita, vuol dire che non stiamo lavorando nel modo opportuno, e l'energia viene riassorbita per essere riformulata e diciamo così, rimanifestarsi in un modo diverso. Quindi
tutto quello che è le relazioni, che sono la nostra, l'esperienza, diciamo, della superficie della vita, sono solo una conseguenza del nostro rapporto interiore. Finché noi siamo arrabbiati, finché noi siamo disarmonici interiormente, non possiamo manifestare qualcosa di positivo, perché non siamo nel fluire della vita, non siamo nella manifestazione. Quando non siamo nel fluire, vuol dire che l'energia non scende attraverso di noi, attraverso le nostre nadi, i nostri meridiani, e non si manifesta in modo concreto, perché incontra degli ostacoli. Pensate a un fiume dove mettete delle dighe, questo è il senso del lavoro. Quindi quando facciamo questo seminario, che in realtà dura 12 giorni, è spezzato in due parti, parte 1 e parte 2, la parte 2 si svolgerà successivamente, andiamo a fare un lavoro molto profondo, cioè ogni giorno non facciamo più di due carte. Perché? Perché ogni mattina è dedicata una carta, un pomeriggio è dedicata un'altra. E la prima cosa che si fa è fare una visualizzazione. Spiegavo molto bene che le visualizzazioni non hanno niente a che vedere con le meditazioni. La visualizzazione engage, come si dice, innesca il lavoro dell'emisfero destro. Quindi comincia a lavorare su tutte le immagini archetipiche che sono nel nostro essere. Cioè noi rispondiamo all'immagine archetipica, cioè quando vediamo un cuore sappiamo subito che è amore. Quindi se io vi faccio visualizzare un'immagine, energeticamente va a attivare un processo di trasformazione di coscienza. E queste visualizzazioni riguardano proprio la carta, anche se apparentemente non hanno a che vedere con la carta. Cioè non è che se noi facciamo la carta del mago, che poi si chiama il bagatto, se vedete qui, non vi dico visualizzate un tavolo, visualizzate un uomo con la bacchetta e tutte queste cose, perché non andiamo a lavorare direttamente sulla carta, ma andiamo a lavorare sulla simbologia, sull'allegoria. Quindi queste immagini che io vi faccio visualizzare rievocano in realtà altre immagini dentro di voi. E cosa si fa attraverso questa visualizzazione? Si va a attivare l'energia del tarocco stesso dentro di noi, per cui queste immagini attivano delle capacità, attivano un viaggio interiore e attivano un viaggio di trasformazione. E dopo aver visualizzato, voi scriverete quello che avete percepito, perché ognuno di noi visualizza e percepisce diversamente questa cosa. La cosa straordinaria è che nel corso del seminario, sempre di più, io inizierò poi a spiegare il significato della carta, che parla proprio delle sfide, le carte, delle sfide che l'uomo incontra nel proprio viaggio, che cosa deve andare a vedere, e quello che deve andare a vedere è fondamentalmente andare a vedere dietro questo velo della realtà, cioè andare a vedere quello che si nasconde dietro l'apparenza della vita, che è grande senso che l'uomo, l'essere umano, è alla ricerca di capire il senso della vita, quindi cominciare a vedere le immagini dietro, e mentre questo accade voi comincerete a interpretare da soli quello che avete visto, perché si attiva dentro di noi una grande trasformazione di coscienza. Alla fine di questi 11 giorni in realtà, perché 6 più 6, quindi vedrete accadere, attivare le immagini dentro di voi, alla fine, il 12° giorno, andremo a imparare a leggere i tarocchi esoterici, cioè vi insegnerò come interpretare. Vi avrò già spiegato dei significati, vi avrò già spiegato il senso, cioè quando stai con questa carta, questa è l'energia che si sta muovendo dentro di te, questo è quello che devi capire, perché questo significa quello, quello e quell'altro. Quando andrete, vi troverete di fronte a queste immagini dei tarocchi, la domanda, come vi ho detto, non è quanto mi ama o cose di questo genere, no? Sarà appunto invece qual è la situazione, perché devo andare a capire ciò che sta dietro. Quindi è molto più profonda, perché i tarocchi tradizionali, così come li conoscete, sono questa situazione è così. No, noi possiamo co-creare, possiamo trasformare la nostra vita e attivare, comprendere il senso di quello che sta dietro, va bene? E comincerete a vedere quello che si nasconde, e mentre state leggendo la carta, attivati dai simboli di queste carte, andrete ad attivare anche il vostro progetto di trasformazione e ad avere delle comprensioni
profondi su voi stessi o sugli altri. Quindi diventa poi nel quotidiano uno strumento straordinario che noi possiamo proprio utilizzare per la nostra crescita, perché impariamo, oltre ad averle imparate, impariamo a capire come muoverci, che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo trasformare di fronte ad ogni situazione. A volte vi dico che io stessa giro le carte e come giro le carte magari ho delle comprensioni profonde che cambiano proprio l'approccio che ho, e come rifaccio le carte sulla stessa situazione avviene proprio una comprensione, una visione diversa, perché tutto si è andato a fluire. Quindi veramente è uno strumento straordinario, ed è vero che ci vuole un po' di tempo per imparare, ma come dice Stanislaw, come dice Oswald Wirth, non si può proprio, come si dice, studiare, vanno studiati in modo approfondito, non si può leggere una carta semplicemente dicendo questo significa questo, perché il simbolo contiene molti significati che non sono semplicemente descrivibili con le parole. Quindi immaginate una mattina intera a parlare di una carta sola, immaginate quanti significati ci possono stare dietro ad una carta sola. E volevo lasciarvi proprio con questa frase finale, che secondo me è bellissima ed è proprio dal libro stesso, che se vi interessa si chiama proprio I tarocchi di Oswald Wirth, e dice: i tarocchi, riferendosi ai tarocchi, è una autentica macchina filosofica che ci impedisce, che impedisce allo spirito, cioè al nostro spirito, di smarrirsi, pur lasciandogli l'iniziativa e la libertà. È la matematica applicata all'assoluto, è l'alleanza del positivo all'ideale, è una lotteria di pensieri tutti rigorosamente esatti come i numeri, e forse, infine, quanto il genio umano ha mai concepito di più semplice e insieme di più grande. Quindi è una, i tarocchi si legano ai numeri, quindi guarderemo tutto il significato anche numerologico, perché 22 carte, ogni carta è associata anche a un numero, quindi è, spero di essere stata chiara in questa mia spiegazione di questo strumento che può essere qualcosa per voi di straordinario per capire e soprattutto per crescere. E come dice Oswald Wirth, spetta al lettore giudicare solo i tarocchi, imparando a discernervi le meraviglie promesse. Procederemo con metodo e dimostreremo come si può far parlare un libro muto. Quindi, se volete essere con me dal 23 al 28 gennaio, c'è la prima parte e vi mostrerò come far parlare un libro muto, un libro fatto solo di immagini che vi racconta come siete, chi siete, che cosa siete qui a fare e come diventare co-creatori col creatore. Un abbraccio, un bacio e buona serata, buona domenica e buone feste natalizie. Ciao ciao!